partire per il Parco Avventura. Pranzo di oggi con green curry chicken qui. Thank you. Wow. Oh, che bello. Alle 9.45 gate B53 imbarcheremo a zone la vostra e la B. Grazie. Hello. Hello. Comunque c'è odore di curry. No, anche la motocicletta. C'è la seggiola con il plaidino e il cuscinetto. Cioè, io mi sono portata il mio cuscino a tetta. Pazzesco, ma poi ragazzi, cioè, questa è fantascienza. Io non sono mai stata su un volo così. Carica? Attacca il telefono. Attacca. Carica! No, vabbè! E c'è la televisione! No! Possiamo vedere l'aereo. No, vabbè. Sì, perché raga, si va a Dubai. Yay! Ciao ragazzi, noi vi devo dire una cosa. Noi non siamo assolutamente abituati a tutto questo lusso. Noi siamo abituati a viaggiare con low cost. Quindi tutto ci sembrerà qualcosa di fantasmagorico. Io mi sono scaricata le puntate di Lucifer su Netflix, quindi adesso, caro Jimmy, io mi metto le cuffie e adios. Che disperazione. Yeah! Beh, tanto tu tempo tra secondi dormi. Cioè ragazzi, sta arrivando il menù su un vassoio d'argento, non dico altro. Oh, grazie, thank you. Cioè ti stampano il menù, ma si mangia. Spettacolo. Noi abituati ai treni e ai taxi e qui le limousine. Altre Uber. Bellissimo. Raga, un viaggio all'insegna della fantascienza, c'è internet sul taxi. No, vabbè. E là. Dubai is always a good idea. Che figata. Room tour, ora che siamo appena arrivati ed è ancora ordinata, questo stand, l'Nespresso, un frigo della Smack, che figata! Oh, ciao, siamo nelle condizioni pessime, frutta, top, sarà vera, questa mela sembra finta, ma guardate il letto, cioè il letto che ho scritto enter, sto male, le corde, che, ah, sembra tipo un'altalena. E poi la mappa di Dubai sulla testa. Cioè stasera noi non dormiamo. Invece di guardare le stelle guardiamo la mappa. Che svettacolo. Ci facciamo l'itinerario. Allora, l'hotel sta nella zona Al Saif, che è davanti la Dubai Creek. Non so molto bene i nomi, ma adesso siamo scesi qua in questa zona dove ci sono tutti i ristoranti. Cioè sembra finto. Sembra incredibile. Beh. Stiamo accedendo al ristorante tramite un ascensore. Ok. Non so, magari queste cose possono sembrare normalissime, ma a me sembra fuori dal mondo. Ma boh, cioè. Vai.
Hello, we are two. Per cena siamo venuti al Kona Grill qui vicino all'hotel e ci è appena arrivato l'antipasto, insalata di tonno niquas, cioè tipo tonno saltato. Che bellezza! Edamame! Yeah! Oh, che bello! Oh, che bellezza, guarda qui, poke e rolli. Sushi, che gioia. Ciao a tutti e benvenuti a Dubai. Mi trovo qui per la Dubai Fitness Challenge, che è essenzialmente una sfida indetta da Dubai per i suoi cittadini al fine di compiere 30 minuti di attività fisica al giorno per 30 giorni. Oltre ad incitarli moralmente, hanno anche allestito due aree fitness, una sulla spiaggia e una in un centro commerciale, e io sono qui per farvi vedere tutto questo, farvi vivere questa esperienza attraverso i miei occhi e farvi vedere Dubai sotto una luce diversa rispetto a quella che ci si aspetta. Io non sono mai stata qui prima, quindi per me tutto è nuovo e non vedo l'ora di esplorarlo e scoprirlo con voi. Quindi, bando alle ciance, iniziamo questo viaggio! Sono le 6 del mattino e sto per correre una 5 km insieme a queste migliaia di persone. Sotto questa c'è! Lots of smiles coming across the finish, which is a good thing. Selfies galore as well. Silvia! So once you are across the line, we need you to... Buongiorno! La mia prima challenge qui a Dubai è stata quella di fare questa corsa. Una challenge perché è stata alle 6 del mattino a digiuno e c'era talmente tanta gente, ma talmente tanta, che è stato essenzialmente uno slalom. Adesso siamo arrivati qui in hotel, facciamo colazione, poi mi duccio, prima si mangia. Anche se sarebbe meglio il contrario, ve lo dico. E quindi scopriamo il buffet della colazione. Cibo. Come rendere felice Jimmy? Waffle e pancake. Colazione con pane senza glutine con uovo sodo. Qui c'è dello yogurt con frutta fresca, ananas, frutta secca che lo chef mi ha tostato. Dopo colazione siamo venuti al Global Village, che è questo mega parco giochi, per una sessione di yoga. Quindi adesso io prendo il mio. Keeping the right hand floor, reach your left arm, tilting and reaching, shifting ourselves forward, closing the eyes, breathing and twisting the body up. When you're ready, you're going to begin to walk the hands back towards your feet, come into a forward fold. Grab up. Two. Don't look at anyone's mat and breathe. Walk it back. Take your hands behind your knees, bring them in towards your chest. Give your... Alicia? Ciao Paperini! Sai chi sono loro? Sono i figli di Paperino Paperino. No. I nipoti di Paperino. Che si chiamano? Qui con qua. Non me l'aspettavo. Anch'io, sinceramente. Pranzo di oggi con green curry chicken, quindi una zuppa di pollo un po' speziata. Riso che sembra quinoa. Un'insalata di pollo e avocado e riso con pollo saltato. Questa giornata è assolutamente on the go, non ci siamo fermati un istante. Questa è la vera challenge in realtà. Dopo l'episodio della foto siamo corsi in hotel, ci siamo cambiati. Jimmy si è fatto una doccia nonostante sia l'unica a non aver fatto sport oggi, ma va bene. Io no. Quindi questo è quello che ti becchi, caro amico mio. Te la sto facendo pesare, però sta di tuo. E adesso stiamo andando a un parco avventura. Yes!
Sei carina. Sei molto carina. Siamo imbracati e pronti a partire per il Parco Avventura. Oh vai. E sono stanchissima. Ecco, non ti addormenta su tronchi, eh? Nella zipline. Salusa, salusa. Goes down. Con le corde. Vai, guardami. Aggrappati sulla spalla, sulla spalla. Vai. Foto, picture, do. Bella. Belle, bellissime, secondo me ti piaceranno tanto. Ah, che carina questa, molto carina. Merenda post Parco Avventura, caffè, mela servita nel piattino e un bicchiere di latte di mandorle con ghiaccio. Ci è andato anche il biscottino. Cena di stasera. Questa è la nostra location. Dimmi sbadiglia. Polpo e patate, carpaccio con pinoli. Ah, mi hanno parlato il pane senza glutine. E questo è lo stesso di stamattina a colazione. C'è il pane per voi. Che bellezza. Ah. Questa sera resta salmone solo per Jimmy, perché mi ha detto che c'era il glutine. Quindi pollo e asparagi. Ah, io non sono convinta, non lo vedo il glutine lì, ma vabbè. Buongiorno, oggi giornata un pochino più culturale e meno fitness, perché devo dire che ieri mi ha ammazzata. Tra allenamenti in un giorno sono stati belli tosti. Oggi facciamo prima un giro nel souk. Stiamo entrando nella Dubai vecchia. Guardate la differenza tra questo palazzo e neanche 10 metri dietro. È pazzesco entrare qui, sembra davvero tipo... No, io ve lo giuro, cioè, non per dire, ma sembra tipo un village, tipo quegli outlet village, delle casette un po' costruite, cioè un po' costruite, finte. Vi giuro, cioè è pazzesco, sembra tutto fatto su misura, perfetto. E infatti è veramente tutto perfetto e pulito. Non sembra che manchino le finestre. Cioè sembrano tipo murate. Divertimento del giorno, museo delle illusioni. Devo riuscire a fare una palla con questi sei pezzi. Soprattutto da calcio, Silvia, ti vedo proprio... E che c'entra che una palla da calcio? Ah, forse sono... Sai come hai fatto una palla da calcio? No, al momento mi sfugge, ma soprattutto come si incastrano sti cose. Ecco, no. Ma tutti non stanno su. Ma che cazzo. Allora, questo è il giochino classico dove puoi vedere una forma o un'altra. Io raga sono limitata, ne vedo solo una. Silvia, vedo in difficoltà. Dov'è la persona? Ah, uno spazio negativo. Jimmy, va ben tutto, ma iniziare a giocare da solo? Per pranzo ci siamo fermati nella città vecchia a mangiare e ho trovato questo ristorantino dove praticamente, oltre ai piatti tipici loro, hanno il banco del pesce e ti preparano il pesce che scegli con il metodo di cottura che desideri. Spettacolo. Qui è pieno di locali e infatti l'abbiamo scelto anche apposta. E infatti è pazzesco vedere anche come mangiano. Oh, thank you. Pranzo servito. Questo, ragazzi, è un piatto, è una porzione con squid, come si chiama? Squid grigliato, ceci e un'insalatina di contorno. Just wrap your hand.
vedi, tu c'è la mucchina, loro hanno l'acqua di rose. Ah, so nice. Thank you. Dopo la giornata super active di ieri, oggi è un rest day praticamente. Dopo la mattina al souk nella vecchia Dubai e quel pranzo spettacolare, siamo venuti a Zabil Park, dove si trova il The Frame, che è questo monumento che praticamente è una cornice sbrilluccica. Chi possiamo trovare qui steso in mezzo all'erba a pulirsi? Ehi! Ciao! Tu sei un maschietto, eh? Così subito ti vendi? Ciao! Guarda che poi Luna si arrabbia, eh? Ascolta, ma... Oh! È molto pulita. Che figata pazzesca. Wow. Madonna. Oggi effettivamente è sabato pomeriggio, quindi la gente viene qua a rilassarsi. Jimmy fa un po' di stretching. Che bello. Guarda, c'è tutto il parco giochi. Ah, e comunque una cosa che vi devo dire, Dubai è tutta in costruzione, cioè ci sono cantieri e palazzi in costruzione ovunque. Quindi boh, chissà che figata venire tipo tra un anno, la ritrovi tutta diversa. See it as a soft pink light energy that fills every cell in your body moving upwards from your belly button, filling your entire upper body. Appena finito la sessione di meditazione, meditazione Jimmy, non sonno, arrossato come no. No ragazzi, hai dormito tutto il tempo. Però è la prima volta che Jimmy faceva una cosa del genere e... Non si è accorto? È arrossato di brutto. Ma cosa? No, non è proprio. Non c'è. Welcome to meditation. Io scappo, io te lo dico. No. Hai l'usaglia? No, non è. Prima di tornare a casa siamo passati dal Wafi Mall, che è praticamente un centro commerciale di lusso, perché come vedete è rivestito d'oro. E ve lo posso assicurare perché le foglie d'oro vengono dall'Italia, da Firenze. In realtà ci lavora un amico di Jimmy. Io lo trovo assurdo e pazzesco allo stesso tempo. Guardate che bello. Wow. Ciao Jimmy. Jimmy è tratto dal modellino, ovviamente.